Allora, benvenuti nel mio canale o bentornati per chi mi segue. Oggi tenteremo di fare una ricetta con farro monococco integrale 100%. C'è già una ricetta con farro monococco dove però facevo uso di kefir. Era il periodo in cui utilizzavo il kefir e lo mettevo un po' dappertutto. Tentiamo adesso di fare invece un farro monococco 100%, quindi con una pasta madre di farro monococco. Questa è stata avviata da zero, ormai è da un po' di giorni che ce l'ho, almeno una decina di giorni, per cui è assolutamente matura. Vi faccio vedere. Ok. E come si deve presentare e che cosa ho fatto dopo averla avviata nell'arco di 5 giorni l'ho un po' consolidata. E quindi qual è l'idea? Fare invece questa volta una ricetta che parta da zero e che faccia uso di pasta madre di sale, acqua e delle mani, quindi non userò l'impastatrice, era da un po' che non le facevo perché sono farine che comunque possono anche non essere incontrate chissà quanto. Quindi questa la mettiamo da parte. Allora, io utilizzerò per questa ricetta questo impasto che ha fermentato in rapporto di 1 a 2 per 16 ore circa, quindi si è fatta la lievitazione notturna, utilizzerò il 50% di farina sul peso della pasta madre. Quindi significa, in poche parole, 250 grammi di pasta madre e 250 grammi di farina. Quindi, come vedete, sto abbondando con una pasta madre che però è smunta. Quindi come acqua, consideriamo che la pasta madre è già stata impastata al 50% e che il farro monococco prende sia sì no il 60% di acqua, vuole veramente poca acqua. Quindi intanto su 250 grammi di farina metto 130 ml d'acqua. Poi mettiamo 7 grammi di sale, anche meno. E cominciamo a impastare. Perché impastare a mano? Intanto perché queste farine non hanno chissà che bisogno di essere impastate. E poi perché impastando a mano sentiamo la consistenza dell'impasto ed evitiamo di esagerare con l'acqua. Capiamo la farina come si sta comportando. Ok? Quindi il 50% l'ha assorbito abbastanza agevolmente. Devo aggiungere il 10% su 500 grammi complessivi di farina, quindi metto altri 50 ml d'acqua, che è la dose minima per impastare, diciamo. Ok. E questa qua possiamo aggiungerla tutta assieme. Poi, man mano che impastiamo, se ci sentiamo di salire, che l'impasto ci dà fiducia, bene. Altrimenti restiamo al 60%, che è una idratazione che quasi tutte le farine integrali reggono tranquillamente. Di più sì, di meno in genere no. Allora, io un altro poco d'acqua la metterei. Quindi facciamo che metto altri 25 ml d'acqua. Dico, oggi me la sto prendendo abbastanza comoda perché tanto impasterò solamente. Quindi la pasta madre come è stata trattata? E diciamo che dopo che l'avete avviata fate fare almeno 3 rinfreschi, i primi due anche a 4-5 ore.
L'ultimo, come dicevo, lo fate fare al doppio e lo lasciate in notturna anche a 12, 14, 16 ore. Cioè lo fate prima di andare a coricare e poi impastate l'indomani mattina quando vi svegliate. Io ieri ho rinfrescato alle 6 e oggi sto cominciando a impastare alle 9. Fatevi conto, sono 15 ore circa. Ok, dico, non serve quel genere di precisione in panificazione. Ok, quindi aggiungiamo un poco di olio d'oliva, possibilmente, lo aggiungo sempre ad occhio, calcolate più o meno 10 grammi per mezzo chilo di impasto, di farina, scusate, non di impasto, però come vedete l'ho aggiunto ad occhio. Allora, ora mi lavo le mani perché comunque il farro appiccicherà sempre. Il vantaggio di impastare a mano è che difficilmente voi lo perdete l'impasto, però anche così comincia a diventare filamentoso impastando a mano. Quindi figuriamoci un pochettino e vediamo un po' di cose. Quindi intanto con una spatola raccogliamo tutto. Con le mani umide lo perliamo un pochettino, poi ne stacco un pezzo. Ok, per farvi vedere cosa è cambiato impastando. Ok, questo qui è quello con pasta madre, non impastato chiaramente, e questo è quello senza niente. Ok, uno poi nei video non sa mai che video fare, nel senso che non sa a chi si rivolge. Questa operazione è un'operazione banale, però per quanto banale la facciamo assieme. Come vedete non ho fatto pieghe perché già diciamo la maglia strappa, ovvero non c'è. Non ha praticamente meglio glutini che il farro monococco, ne ha una debolissima. E togliamo l'olio in eccesso. Ci puliamo le mani in modo, ce li laviamo in modo che l'impasto non ci appiccicherà tra le mani. Ce lo tiriamo. E lo mettiamo qui. Stop. Questo chiaramente lo copriamo col suo coperchio, lo mettiamo a lievitare in un posto caldo in modo da velocizzare la lievitazione. E quando cominciamo a notare quindi delle bollicine, questo qua si dovrebbe allargare. In realtà meno si allarga meglio è, ma se si solleva con delle bollicine, appena partono le bollicine facciamo le pieghe, ovvero la formatura, e mettiamo nel cesto per finire la lievitazione lì e poi dritto nel forno. Il tempo è indicativo, vediamo come va la lievitazione e vi faccio sapere, vi do le tempistiche mie, dato che in casa ho una ventina di gradi, però sono ovviamente tempistiche orientative. Quindi metto in pausa e ci vediamo poi per la formatura a questo punto. Allora, eccoci qua. Ho messo l'impasto a 28 gradi e va già bene così. Adesso io non ve lo posso girare per farvelo guardare, quindi facciamo che sposto la telecamera, il cellulare, e ve lo inquadro da sotto. Ok? Ci sono delle bollicine che a noi bastano. Per
intende, diciamo, la lievitazione cominciata. A 28 gradi circa ci ha messo 2 ore, o forse tre, poi controllo meglio riguardando quando ho iniziato i video. Ho chiuso l'impasto. D'altra parte è quasi tutto lievito. Ok, lo sposto di nuovo, gli verrà il voltastomaco. Vedete? Quindi la lievitazione c'è ed è anche abbastanza importante. A questo punto faccio quello che faccio in ogni video, ovvero divido l'impasto ad occhio. Vedete che tutto sommato è bello asciutto. Ok, questo che sto lavorando adesso lo utilizzerò. Per il pane. E in questa fase togliamo l'aria quando lo formiamo, non la togliamo, non è che ce ne freghi granché, devo dire la verità. Se lo lavorate e togliete aria bene, se lo lavorate e non la togliete uguale, perché tanto quest'aria che togliamo quando formiamo, poi la recuperiamo in seconda lievitazione. È un impasto da cui non dobbiamo aspettarci grossi aumenti di volume, ok? Quindi anche se adesso la togliamo, la recuperiamo facilmente. Questo qui, giusto per diversificare un attimino, lo mettiamo in una teglia per la pizza. Più la spianate fina, meglio è. Quindi non vi preoccupate. Vedete, in questo caso non vi preoccupate completamente di togliere aria, perché è normale toglierla, ok? Questo è un impasto che avrei anche potuto, diciamo, cuocere tra virgolette alla napoletana, ovvero spianare in forma tonda e mettere subito in forno. Però stiamo facendo una lavorazione domestica e quindi va bene, come dire, utilizzare me i mezzi domestici. Come vedete, non ho lasciato bordo, non ci interessa. Condire mettiamo l'olio d'oliva, però. Sul fondo ho messo l'olio di semi. Questo qua che resta nell'impasto mettete olio buono, quello che serve per non fare attaccare, va bene anche olio di semi. Ok, quindi è molto fina, ma va bene così. Ok, questo è il momento in cui andrà in forno. Sarà passato se non un'oretta. È chiaro che avendo utilizzato il 50% di pasta madre e messo a 28 gradi, la lievitazione è stata super veloce. Ma a noi non interessava prolungarla più di tanto. Avendo già smagliato, l'impasto non crescerà più di tanto e noi possiamo andare in forno. Quindi lo metto in frigo il tempo che il forno va in temperatura e poi possiamo cuocere. Quindi a questo punto vi farò vedere il risultato finale. E chi vuole commentare commenti, chi ha dei dubbi li esprima sia qui sul canale YouTube che nel gruppo Grani Antichi e Pasta Madre, a cui vi consiglio di iscrivervi. Seguitemi se il video vi è piaciuto e fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate sia della ricetta che del farro monococco per chi lo ha provato. Arrivederci e alla prossima.